Bene ragazzi, eccoci al mio primo Let's Play. E come vedete dal mio titolo qui sopra e dallo schermo che vedete qui, è un Let's Play di Super Smash Bros. Brawl, il picchiaduro per Wii, famosissimo dall'altronde. Quindi io volevo fare inizialmente una partita con la Wi-Fi connection, però dato che ho internet che sballa, faremo la modalità classica. Metto il massimo delle vite e come personaggio Link Cartone. Il mio preferito modestamente. Ecco, diciamo contro Link e Link Cartone, con come alleato Zelda Sheikah. Anzi, non dico niente perché sennò sarebbe spoiler su... Non si può dire... Su Ocarina of Time non dico niente perché... Se avete acquistato Ocarina of Time 3D o... Se avete giocato sull'emulatore, lo sapete di sicuro di cosa parlo. E moriamo sotto mano di Link. Mamma mia, è difficile. Speravo come boss iniziale della scena, ma proprio Link e... ma qualcun altro come... Però... Ed eccoci ragazzi, il mio primo Let's Play. E vi volevo introdurre una cosa, tra l'altro, che in contemporanea con questo Let's Play, chiamiamolo come volete, Let's Play, ci sarà anche, pensate un po', il Super Smash Bros, il primo Smash Bros, che è stato proprio un'idea per commemorare il primo di questa favolosa serie, che tra l'altro sto facendo adesso, quindi giustamente mi pare giusto. E... niente, direi che andiamo avanti. Un incontro Pokémon adesso, Charizard, Lucario con alleato Pikachu. E quindi andiamo. Diciamo che qui ci sarebbe voluto un altro Pokémon. Ci sarebbe voluto Jigglypuff, che è un altro personaggio sbloccabile. Come avete visto, io non ho sbloccato come Wolf, perché non è che non sappia dove so, perché so dove si trovano, tipo che Wolf si trova nelle rovine, Jigglypuff nella giungla. Ma il problema è che sto cercando di fare tutti gli stadi per far diventare tutte corone. E... volevo fare le cose con un certo ordine. Cronologico, quindi... Finora ho sbloccato solo Link Cartone perché sono andato nella foresta. Fatalità, non ne sapevo neanche c'è Link Cartone, però... Livello 4 contro Lucas. 4 minuti di video. Siamo in una sottospecie di parco di divertimenti. Non saprei neanche io dove siamo. Non ho mai giocato a Modern. Nonostante gente mi ha detto che è un bel gioco. Sotto vediamo una bellissima musichetta di sottofondo. Mi spara fuori quel maledetto mostro che non so neanche da dove venga. Spero che... diciamo che è abbastanza... Non è proprio semplicissimo. Non è proprio una cazzata questo gioco. Diciamo che se ci avete giocato agli altri, io prima di questo avevo giocato a
Melly qualche volta dal, col GameCube di un mio amico. Perché io non ho mai posseduto il GameCube, sempre giocato da un amico. E ho giocato parecchie volte a Melee, perché era un... mi ricordo che all'epoca Melee aveva fatto proprio una strage di giocatori. Poi, per carità, Melee andrà bene tuttora, ci sarebbe tuttora un Smash Bros degno del nome, però per i tempi che correvano era ottimo, adesso non andrebbe più bene. Non dico che adesso è orribile, però è un bel gioco, rimane tuttora un bel gioco. E abbiamo finito anche il livello dei bersagli, che non ha nessuno scopo, anche se non è... anche se non ne colpite nessuno non vi succede niente, è solo per guadagnare punti, quindi non... non fate i problemi. E contro Maxi DDD. I personaggi Maxi sono quelli più rompi, proprio... già finito. Stiamo procedendo anche... troppo velocemente, però vabbè. E volevo dirvi che il prossimo let's play sarà il let's play di Link Crossbow Training, lo spin-off di Twilight Princess, insomma, per farci intendere. E perché sarà particolare questo let's play? Beh, perché molto probabilmente non lo farò da solo, o almeno solo un pezzo lo farò da solo. Il molto probabilmente uno dei let's play che proporrò nel mio Choose a Game lo farò con un amico. Infatti ho deciso di fare un Choose a Game, che ho visto che molti canali fanno e che è abbastanza utile, in cui vi mostrerò dei titoli di cui voglio fare il let's play, e voi con un sondaggio cliccando sul video che vi piace di più verrete ovviamente portati sulla pagina del video con mi sa che li metterò il trailer, credo, boh, non lo so ancora bene, devo un attimo devo un attimo capire. Scusate, ma oggi c'ho una tosse. E molto probabilmente lo farò tra Tomb Raider Underworld per PlayStation 3 e Smash Bros Brawl, mi sa, del subspazio, cioè la modalità tra virgolette storia, perché alla fine non è proprio una modalità storia, è un modalità avventura, meglio chiamarla avventura, perché non ha un filo logico, cioè tu puoi riprendere quello scenario quando vuoi, non è che devi proprio fare una storia. Diciamo la modalità avventura, perché dire modalità storia è un po' brutto in questo caso. Beh, non che sia brutto, è che non andrebbe bene dire modalità storia. Però ecco, e metterò Tomb Raider Underworld, Super Smash Bros. Brawl e il walkthrough dei tornei di Super Mario Sport Mix. E in base all'ordine di uscita farò il let's play. Se viene prima Underworld farò prima Underworld. Ovviamente non voglio dedicare tanto tempo ai giochi vecchi, intendo vecchi con virtual console eccetera. La Wii non è ancora diventata una virtual console, quindi penso che possa ancora andare bene. I let's play virtual console li farò, scusate, come allegato a un gioco vero, tipo se faccio New Super Mario Bros. Wii farò vedere il primo Super Mario per dare così un'idea di com'era. Se farò Zelda Skyward Sword farò vedere il primo Zelda, però non ha scopo di sicuro informativo, perché ormai c'è gente, sì, possiamo capirlo che ci gioca, ma non è che la gente al giorno d'oggi vada al negozio a comprarseli. Altrimenti farò dei giochi come... mi prenderò il One Day Bioshock Infinite,
quindi a giochi come quelli lì dicono più tempo. Bene, Mr. Game & Watch d'acciaio. Nell'arena Game & Watch. Volevo iniziare anche la Sage Smash Bros. Brawl oggi, però mi sa che oggi non riesco proprio a farla. E molto probabilmente quindi la inizierò questo video, lo carico oggi, anche perché fra un po' smetto di battere nemici. Finirò la squadra Snake. Ecco qui, andremo avanti circa, non voglio fare proprio 15 minuti contati di video, voglio almeno un po' staccare, anche perché devo fare il choose a game, quindi che ci vorrà un po' di tempo. E farò anche un contest in futuro. Ecco, ho già in programma il mio primo contest, che avverrà al raggiungimento del grande obiettivo di 50 iscritti, e si farà il primo contest. Sarà un contest a estrazione, ovviamente non farò prove, non farò tipo indovinelli, ok, perché come sentite però in sottofondo c'è il tifo per l'incartone. È morto un'altra volta. Lì c'è Snake. Io non l'ho mai capito sta storia dello scatolone comunque. Scusate per la tosse tremenda, ma è capitata. Sono andato all'ospedale 2 giorni fa e là c'era di tutto, come dico di tutto, c'era proprio di tutto. Bene, forse riusciamo a fare anche il prossimo. Beh, è un bersagli smash, quindi non ci vorrà tanto. Saltiamo. Non prendo lì cose, perché non ha senso, non voglio star lì. Adesso, boh, mamma, non gioco da tempo per quello. O almeno una modalità classica, perché la modalità perdonatemi proprio per la tosse, ragazzi, proprio una pecca che oggi non doveva capitarmi. Proprio era meglio se non veniva, però ho fatto una grande assenza da YouTube dovuta purtroppo non a un problema mio, ma a uno di quei maledetti problemi di internet che hanno tolto la connessione internet e non ho potuto caricare video. Però adesso, ragazzi, io vi saluto con Link che guarda in aria la spada. Sembra una scena di proprio Wind Waker, però io non dico niente. E ragazzi, ci vediamo alla prossima parte del Let's Play Super Smash Bros. Brawl. Guardate la sh, un po', perché Super Smash Bros. Brawl, modalità classica con Link cartone. Alla prossima.